Aquila Trento Dolomitica. Crollano in casa gli Aquilotti perdendo la vetta. A fare il colpo grosso ci ha pensato la Dolomitica, che ha preparato la partita perfettamente, ma che rischia di andare sotto al primo con Franzoia, al 18° con Dondi. Al 25° della Zaccoma pesca Luceri, che in acrobazia fa il pallonetto a Pels e gela la squadra di casa. Il resto della partita è un orribile gioco di lanci da parte dell'Aquila, ma gli ospiti si chiudono bene e non corrono pericoli. L'Aquila Trento crolla quindi in casa perdendo la vetta a pannaggio del Calceranica, mentre la Dolomitica trova 3 punti utili per la salvezza. Finisce a sorpresa 0-1. Fiemme Verla. Vince rispettando il pronostico la squadra di casa. Il match è discretamente combattuto e non sono mancate le emozioni. Al 30° passa il Fiemme con un tiro dal limite di Capaldo, ma il rossoverde non ha una buona reazione e pareggiano con Mattei di testa. Poco prima dell'intervallo Tomasi calcia benissimo da fuori, ma il tiro si stampa sul palo. Nella ripresa alzano i ritmi locali e al 70° trovano un nuovo vantaggio con Tommaso Varesco, mentre all'80° chiudono i conti con De Francesco su tapin da pochi passi. Continuano a restare vive le speranze playoff per il Fiemme, che trionfa per 3-1. Gardolo Fassa. Vittoria importante per il gialloblu in un match molto impegnativo. La partita è abbastanza bloccata per i primi 20 minuti, con il Fassa che prova a spingere ma il Gardolo difende bene. Al 38° Marin porta in vantaggio i padroni di casa dopo un mezzo pasticcio della difesa. A inizio ripresa Dienier raddoppia, sfruttando una disattenzione della difesa e superando il portiere. Il Fassa prima sbaglia un rigore con Piccoli, ma poi riesce a segnare con Porco la punizione della speranza al 66°. Nel tentativo di rimonta il Fassa si fa sorprendere e al 90° trasforma su rigore Job il 3-1 per il Gardolo. La Rovere e Civezzano. Pareggio abbastanza inutile per entrambe. Le squadre non dimostrano di valere la posizione in classifica e si combattono per tutta la partita. Nel primo tempo meglio il Civezzano, che crea qualche occasione riuscendo a trovare la via del gol al 33° grazie a Moro, servito dal fondo e abile a trovare la deviazione vincente. Nella ripresa reagisce la Rovere e, trascinata da Weger, trova il pari al 60°, anche se in precedenza un fallo di mano piuttosto evidente ha permesso di controllare e servire il pallone del pareggio. Nel finale la Rovere non trova la via del gol e si deve accontentare dell'1-1. Lona Lasisca Lisio. Punto utile per il Lona in uno scontro salvezza. I locali cercano di fare la partita, al 20° vengono premiati con la rete di Curtisi, ma il Calisio ci crede, al 35° trova la rete del pareggio con Ceccarini. Nella ripresa inizia a subentrare la stanchezza, ma i padroni di casa sembrano in giornata. Infatti al 55° il Calisio va di nuovo in svantaggio punito da Conzi. Il Lona continua a mantenere alta la pressione, ma al 70° subisce l'inaspettato pareggio da Samir. Un punto che serve poco al Calisio e poco ai padroni di casa, ma in questa situazione di classifica ogni punto è utile. Termina 2-2. Mattarello Calceranica. Vittoria e vetta per i Salloverdi. Il risultato premia il Calceranica al termine di una partita in cui i rossoneri non hanno mai smesso di credersi. Al 15° Luca Pedrotti trova una bella girata in aria e porta avanti i locali, ma poco dopo Anderle calcia bene da fuori aria sul primo palo e batte il portiere. Al 40° Calceranica ottiene e realizza un rigore con Anderle. Nella ripresa Moreno, Nicolussi e Paulazzi la mette sul secondo palo, ma Luca Pedrotti riesce ad accorciare. Nel finale ci pensa Baldessari su assist di Anderle all'83° a mettere a bada i rossoneri. La tripletta di Anderle all'87° chiude i conti e sancisce il 2-5 finale. Battaro Telve. Buona prova dei rossoblu padroni di casa contro il Telve. Sul sintetico di Calceranica il Battaro parte bene e si prova con Pedrotti e Osl, ma da metà primo tempo Micheletti e Simone Agostini impegnano Nonai all'area del Battaro. Al 34° il Telve a passare in vantaggio grazie alla rete di Nervo su suggerimento di Petra Agostini. Nella ripresa i padroni di casa si scuotono e Fontanari sfiora la traversa. È solo il preludio al pareggio di Osl, che entra bene in area da posizione centrale al 60° pareggia. Osl cerca anche la doppietta poco dopo, ma non trova fortuna. Nervo cerca nel finale la doppietta, ma il match termina 1-1. Thank you.